Quanto riguarda invece il teatro, vi consiglio dall'11 al 22 dicembre Teatro delle Muse, era una notte buia e tempestosa. È l'associazione culturale Quelli del Piano di Sopra con la regia e anche la firma importante e prestigiosa di Claudio Natili. Vediamo un estratto di questa commedia che andrà praticamente in onda tra pochissimo. Ed ora che ci siamo tutti, possiamo iniziare i festeggiamenti. Aspettate, compagni, vai! Vengo io e ci manca pure questo. L'ho trovato sotto un cavolo. Lo deve aver portato la gigogna. Ma di chi è figlio? È facile, no? Di una cooperativa. Là in fondo al vicolo, sotto ad un cavolo, c'era questo bebè. Forse è il bimbo che dal cielo hanno riservato per me. Dondola, dondola, di questa favola io la dedico a te. È una ninna nanna che canto solo per te. Ninna nanna ninna, ninna nanna ninna, ninna nanna dormi mio vicino. Più bella che abbiamo mai avuto, la gioia di mamma e papà. Nel tuo futuro sai, 100 e più strade avrai che puoi percorrere, ma segui soltanto tuo cuore e quella giusta sarà, e quella giusta sarà, e quella giusta sarà. Del cielo che al mondo più grande non c'è. La cosa più bella che abbiamo mai avuto, la gioia di mamma e papà. La cosa più bella del mondo che mai ci sarà. La cosa più bella del mondo, la cosa più bella del mondo che mai ci sarà. Grazie, Claudio Natili, buonasera, regista e anche autore. Sì, 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 anche delle musiche, diciamo pure. Beh, io sono sempre un romance poi alla fine. Ecco, quindi esce fuori, intanto facciamo accomodare parte tutta la compagnia. Grazie, complimenti. Bene, dall'11 bene. Al 22, Teatro delle Muse, delle che Muse. Cosa accadrà in questa notte buia e tempestosa? Se noi sveliamo il finale, qualcosina. Abbiamo qualcosina. Qualcosina, diciamo, che nella famiglia del commendator Mario Netta, che poi Netta Mario, ci sono tre donne, la moglie, la sorella, e poi a un certo punto si scoprono tutte e tre incinte di un certo Livio, che sarebbe il giardiniere, ma per un equivoco, ma non è lui, e quindi sarà una cosa veramente divertentissima. Per sapere chi è, andiamoli a vedere dall'11 al 22 io, al Teatro delle Muse. Certo, tu che fai? Certo. Che io parte faccio, fai? No, questa volta non recito. Questa volta non sei sul palco, sei già, a dirigere. Già ho dato. Però con l'avaro di Molière. Qualcuno di loro, tipo Marcello, lavora spesso con te. Allora, io vorrei presentarli un attimino di corsa a tutti quanti, perché lavorano con me quasi tutti sempre. Pina Rossetti, eccola. Anna Rita Mannozzi. Marcello Galletti. Francesco Testa. Francesco. Armando Giacomozzi.
lui. Facciamo così in modo che le telecamere inquadrano. Salvatore Lambiasi che fa il professor Dupal in questa commedia. Sì, sì, Rocco Aversano, Veronica. Molto romano Veronica, questo, sì, questo nome. Veronica, lei se ne è messa tre di nomi. Verona, lei abbonda, abbonda. Bene. Monia Bucchi. E Marco Rossi e poi i due un po' protagonisti. Ecco, lui è Maurizio Melaragni e quello me l'ha sopportato appresso dal puff perché mettiti così, sì, dai. È stato un grande del puff che abbiamo lavorato insieme molti anni. Tommaso Zevola. Grazie. Anche sulle scarpe alte con la calza a rete. Bene, allora diamo di nuovo l'appuntamento 11:22 Teatro delle Muse, quindi scene da vedere perché è molto divertente, perché è divertentissimo, è comico da morire. Ecco, restate con me a proposito di musica.